Buongiorno a tutti, ci troviamo a Vaccarizzo e oggi è tempo di vendemmia. Siamo venuti a raccogliere l'uva, infatti alle mie spalle potete vedere le vigne, ma adesso sentiamo al giro che ci mostrerà tutti i processi in cui verrà fatto il vino. Salve, buongiorno a tutti. Allora, al giro, adesso stiamo aspettando l'uva. Una volta che raccoglieremo l'uva, poi cosa si farà? Allora, una volta raccolta l'uva, andremo a casa mia, in magazzino, e lì inizieremo il primo processo, il processo di macinatura delle uve. E principalmente c'è un processo molto semplice. Una volta veniva fatto a mano, quindi si schiacciavano praticamente le uve anche con i piedi, ovviamente, come ben sappiamo, e poi dopo questo è stato sostituito diciamo, a macchine sempre più, diciamo, complesse. Adesso ci sono delle macchine elettriche in cui vengono divise i chicchi dal grappolo vero e proprio. E niente, si mettono praticamente in questi tini che possono avere diversa portata. Portano quindi da un quintale e mezzo fino a 4, 5, dipende. Diciamo, sono abbastanza piccoli, però vedremo poi dopo successivamente come si svolge questo tipo di processo. Dalla vigna siamo arrivati in cantina. Allora, questa è l'uva che abbiamo raccolto in vigna. Al giro, di che uva si tratta? Che tipo di uva è? Sì, allora, qua sono Magliocco, che è un vitigno autoctono, e quindi calabrese. Allora, io preferisco questo tipo di vitigno perché diciamo, il sapore, quindi il grado di zucchero, più che altro, e anche il prodotto finale, soddisfa la mia esigenza, diciamo, i miei gusti. Quanti quintali di uva abbiamo? Allora, qua ci sono 350 kg di uva, E solo quanti Magliocco. litri riusciamo a fare, a produrre con questa uva? Allora, il calcolo è che praticamente si ricava dall'uva dal 65 al 68%. Bisogna ricordare che qui a Vaccarizzo c'era un grandissimo frantoio, poi è stato modificato a cantina sociale dove tutti gli abitanti di Vaccarizzo andavano a produrre il vino per l'intera Dopo la comunità. giornata che abbiamo trascorso prima in vigna e dopo in cantina, siamo arrivati a casa dal giro, dove qui in Calabria ogni cosa si conclude a tavola, con un bicchiere di vino. Assaggiamo il vino delle cantine Martino. L'anno scorso, però. Al giro ci fai un brindisi? Allora, ci provo. Allora, la giornata è stata abbastanza dispendiosa di energie, però, come ogni cosa, se non si suda, poi il risultato dipende poi dal tipo di impegno e anche dal sudore versato. Quindi spero che questo vino, questa vendemmia 2019, vada a buon fine e che molte persone possano arrivare da ogni pizzo un brindisi faccio ai Levi in Vaccarizzo. Ehi! I live in Vaccarizzo! Vaccarizzo.